Centro Revisioni Florio Calanda. Buongiorno, bentrovati da Dario Pasta, l'appuntamento con FR News speciale perché dedicato alla presentazione del 397° festino di Santa Rosalia. Un'edizione carica di speranza, quella presentata oggi in conferenza stampa presso il Salone Filangieri del Palazzo Arcivescovile di Palermo. Una ricorrenza che anche quest'anno, con il passo lento della ripresa dopo l'emergenza sanitaria globale, non vedrà sfilare il 14 luglio il carro trionfale della Santa Patrona della città lungo il Cassaro, che tuttavia sarà ugualmente presente in una modalità differente, statica e quattro canti, quasi a proteggere in silenzio la città. La notte del 9 luglio il carro restaurato verrà spostato da Piazza del Parlamento ai quattro canti, dove resterà fino al 15 luglio. Sopra il carro un cavo di alimentazione aereo consentirà l'accensione delle luminarie che verranno accese anche lungo tutto il Cassaro da Porta Nuova a Porta Felice, che attraverseranno Piazza Monte di Pietà già a partire dal 10 luglio. In tutto saranno 65.000 lampadine a LED. I giochi pirotecnici saranno a carico delle autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale e si terranno come di consueto la notte tra il 14 e il 15 luglio. I tradizionali fuochi d'artificio alla mezzanotte annunceranno la festività del 15 luglio, illuminando la città tutto porto, divisa da 5 diverse postazioni: Bandita, Sant'Erasmo, Acquasanta, Mondello, Sferracavallo. Saranno visibili da tutta la città, tanto che si potrà goderne senza essere costretti a radunarsi in un unico luogo, con il rischio di trovarsi coinvolti in assembramenti che il buon senso ci consiglia di evitare al fine di pianificare ogni recrudescenza del Covid. Avranno la durata di 20 minuti circa, dal momento che saranno sparati contemporaneamente da più punti. Bene, adesso vediamo le interviste raccolte dalla collega Manuela Zanni a Mario Zito, assessore alle culture del Comune di Palermo, all'arcivescovo Corrado Lorefice e al sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Vediamo. Bene, allora che dire, viva. No, mi avvicino. Via. Siamo alla vigilia dei festeggiamenti di questo 397° festino, un appuntamento a cui non si poteva e non si può mai mancare. I compleanni anche in periodo pandemico li abbiamo festeggiati e non potevamo non festeggiare anche il festino di Santa Rosalia. Arriviamo con trepida attesa, perché questo festino coincide in un momento in cui stiamo recuperando un po' il tempo perduto, se possiamo dirlo. Passiamo da un periodo che ci ha visto in totale chiusura a un periodo in cui stiamo cominciando a intravedere una luce reale in fondo al tunnel. È chiaro che sarà un festino io non direi dai toni minori, direi un festino ancora per quest'anno diverso. Mancherà il momento di incontro di centinaia di migliaia di persone in piazza, perché non si poteva fare, siamo ancora in emergenza epidemiologica e dobbiamo mantenere tutta la prudenza che il caso impone. Però è un festino dove si sono voluti salvaguardare gli elementi simbolici e principali della festa, quindi il carro trionfale che verrà posto ai quattro canti, che sarà acceso in tutto il suo splendore, le luminarie che saranno presenti in tutto il corteo e nei luoghi simbolo della religiosità rosaliana, quale per esempio il Monte di Pietà, e che saranno accese da luglio a settembre, proprio per dare continuità, per legare la festa di luglio alla festa religiosa del 4 settembre. Saranno presenti i fuochi d'artificio e questa, diciamo, rappresenta una novità, in quanto i fuochi d'artificio non saranno concentrati in un unico posto, ma partiranno da 5 porti diversi, e questo a simboleggiare il rapporto privilegiato che c'è fra la
tra la città di Palermo, tutta Porto, Panormo, tutta Porto e il mare. Sarà una rinnovata opportunità per riconsiderare la figura di Santa Rosalia, perché ci dice che abbiamo dinanzi l'unica via, che è quella di prenderci cura gli uni degli altri. E mai come in questo tempo di pandemia abbiamo riscoperto che non ci può essere altra via. Certamente penso ai vaccini, penso alla nostra capacità di rispettare regole condivise sanitarie, ma Santa Rosalia ci ricorda che è una questione molto più pregnante, quella di ripensare a partire dal cuore le nostre relazioni, il nostro modo di vivere la casa comune, nel segno della corresponsabilità. Santa Rosalia con ogni anno ci invita ad essere liberi dalla paura, ci invita a essere liberi dalla paura della peste, tutte le sue cose. L'unico modo per essere liberi dalla paura è Santa Rosalia ci invita a avere cura di noi stessi, per cura degli altri, per cura del diverso. Quest'anno gli altri avremo cura, cercheremo di avere cura, come abbiamo avuto cura l'anno scorso con una Palermo sospesa. Quest'anno Palermo si è messa in movimento, ma continua ad avere cura. Continua ad avere cura anche di Santa Rosalia, la devozione per Santa Rosalia, attraverso momenti forti, forti momenti religiosi in cattedrale, come forte è il momento della illuminazione della città, come forte è il momento dei fuochi che vengono diffusi da cinque posti diversi, per avere cura che non ci siano troppi assembramenti, per avere cura appunto la salute e attraverso il carro, bellissimo carro restaurato nel 2019, collocato ai quattro canti per ricordare che c'è un passato e c'è un futuro. Abbiamo raccolto anche le dichiarazioni di Leoluca Orlando, l'ha raccolto la collega Manuela Zanni, che sottolinea ancora una volta la cautela in via dei possibili assembramenti. Ascoltiamo. Sicurezza e ordine pubblico, noi faremo una riunione di comitato prima di domenica per valutare quali provvedimenti adottare con riferimento a questo tema degli assembramenti. Io insisto nel dire che il divieto o l'ordinanza non può essere un alibi per il disimpegno, e quindi l'invito che faccio a tutti è nel massimo di prudenza di avere cura senza aspettare un'ordinanza del sindaco o senza aspettare una multa o contravvenzione da parte delle forze dell'ordine. Diciamo, proviamo a rispettare la salute e la vita di ognuno di noi, quindi da questo punto di vista vedremo come affrontare al meglio questo momento di rischio di assembramento. Ma il rischio di assembramento è quotidiano, perché l'assembramento non è indotto dai marziani, ma l'assembramento è il frutto di una libera scelta di 1000 persone piuttosto che di 5. Quando sono 1000 a decidere si fa l'assembramento, quando sono 5 diventa una partita. Bene, si chiude qui lo speciale di FR News dedicato alla presentazione del festino di Santa Rosalia, l'edizione numero 397, presentata oggi. Ricordo che questa produzione, come le altre, a partire dalla rassegna stampa del mattino alle 9 e gli FR News delle 12 e delle 18 dal lunedì al sabato, li potete trovare, cliccare e condividere sulle nostre pagine social, Facebook ed Instagram, e rivedere per intero le puntate sul nostro canale YouTube. Ringrazio la collega Manuela Zanni che ha raccolto le interviste, ringrazio Marco Biundo che ha curato la parte tecnica di questo speciale, grazie e buon proseguimento di giornata.